Assessore, insomma, Sì. ci sono delle proposte, delle richieste specifiche. Cosa rispondiamo? No, innanzitutto l'elenco che è in possesso del consigliere Renzullo, che è stato fornito dal commissariato straordinario per il Non è Sottosuolo, uso insomma, atti pubblici, non è niente non è di... altro, non è altro, ma per carità, ci mancherebbe altro, non è altro che l'elenco di quelle opere che sono tutte opere di prevenzione che negli ultimi 10 anni sono state realizzate nella nostra città. Vedete, tutte le colline attorno alla nostra città sono costituite essenzialmente di tufo, no? La collina di Posillipo, per esempio, veniva definita già dagli antichi romani la collina di Ricotta, praticamente, per la friabilità di questo materiale. Ebbene, noi su quella collina abbiamo realizzato centinaia di piccoli puntuali interventi e centinaia di interventi ancora più grandi. Per dirne una, nel quartiere di Pianura, alle pendici dei Camaldoli, erano 50 anni che si attendeva alla realizzazione dei cosiddetti canali circondariali, eppure là si è intervenuti sul tufo e delle vasche di decantazione. Stiamo realizzando il più grosso sistema, il più grande sistema di difesa da un punto di vista idrogeologico che si possa realizzare in Italia in questo momento. Va bene? Sono opere che per la propria caratteristica e per il luogo in cui vengono eseguite sono visibili poco al grande pubblico. Però abbiamo intenzione di pubblicizzarle al massimo nei prossimi giorni. In questi giorni, dopo tutto quello che è accaduto in città, il sistema ha retto, soprattutto in quelle zone dove stiamo intervenendo, dove si attendevano da anni questi interventi, praticamente. Voglio ricordare al consigliere Renzullo che il sistema fognario della nostra città è lungo circa 1200 chilometri. Guardate, 1200 chilometri è la distanza che intercorre tra la Sicilia e la Lombardia, praticamente. È un sistema fognario che ha retto, che in questi giorni è venuto meno in un solo punto, ripeto, dove avevamo un cantiere aperto e che abbiamo ereditato dal 1980, Quindi dal non è 1990. più un problema di sottosuolo, è un problema di suolo. È un È problema più che di sottosuolo, sia stiamo di lavorando suolo, il è un problema, sottosuolo, ma però sul suolo non sta mangiando, me lo stai Claudio, è un confermando, me lo stai problema confermando. sia di suolo che di sottosuolo e sul quale, Sì, ti ma noi ripeto, viviamo i disagi del suolo però, stiamo non del lavorando, sottosuolo. anche per entrare nell'argomento tanto caro a te, noi, il commissario di governo rimarrà aperto fino ad aprile, poi dopodiché si passerà nell'ordinario. Va bene, tutto quello che affrontiamo adesso come commissariato di governo passerà nelle funzioni dell'amministrazione. Il consigliere Renzullo prima descriveva il fabbisogno ulteriore, pare altri 300 miliardi di lire, Dalla ma scia quello che mi hanno che, dato i no, il tecnici. fabbisogno reale quantizzato dai nostri tecnici è 1.000 miliardi di lire, 1.000 miliardi di lire, Quindi 500 milioni di euro. 500 milioni di euro per porre rimedio a A tutte le fronte di possibili. 150. A fronte di 150, cioè noi dovremmo realizzare ancora opere per circa 500 milioni di E ne euro avete solo per far 150. uscire Napoli dal pericolo di dissesto idrogeologico. Ripeto, è una città unica al mondo, Per essere chiari ai nostri anche per telespettatori, queste assessore, chiedo caratteristiche. scusa perché Prego. così dall'altra parte ci capiscono meglio. Se ho capito bene io, abbiamo disponibili 150 milioni di No, euro. non è così. No. E allora com'è? Abbiamo speso negli ultimi 10 anni qualcosa come 170 milioni di Di euro, euro. va bene? No, abbiamo No, speso 300 milioni. esattamente 150 milioni di euro più lavori impegnati per 127 Abbiamo milioni. lavori Quasi 300 impegnati, milioni. lavori impegnati e lavori progettati per altri 127 milioni, va bene? Al di fuori di Ci sono altri questi, 1.000. ci vorrebbero ancora 500 milioni di euro. In Che questi allo giorni Stato non siamo ci sono. stati, non ci sono, siamo stati E al questo volevo Ministero capire. dell'Ambiente in questi giorni, siamo stati alle infrastrutture, alla divisione difesa del suolo, non ci sono. Il Ministro Pecoraro Scanio ci ha messo a disposizione alcune somme, tipo per il riempimento della cavità di Via Nicolardi ed altri punti della città, ma che sono Per caso ci assolutamente sta pure Salita insufficienti. Scudillo in questo ragionamento, che è bloccata da 15 anni, 6 anni, Salita a ecco, Scudillo, vedi, Salita a Scudillo, e lo sa vent'anni. bene il consigliere Variale che spesso mi sollecita, è chiusa per
non è tanto il problema della strada in se stessa, ma perché c'è un problema a monte di un muro che rischia di crollare. Ma è sempre relativo al sottosuolo, però. Sì, sì, comunque nell'ambito della, certo, della delega della protezione civile. Stiamo cercando di capire di chi è la proprietà, perché i signori che abitano, in questa... Vabbè, se lo sa lei, allora, perché non ci dice lei chi è? C'è un contenzioso tra questo signore e l'amministrazione, esatto, comunale, perché lui ritiene di non essere responsabile di questo. Ha vinto questo contenzioso. Allora, praticamente, no, allora noi siamo andati oltre, consigliere Varriale, abbiamo fatto un sopralluogo, abbiamo fatto anche diverse riunioni presso l'assessorato. Io non prendo assolutamente l'impegno, non sono così sprovveduto da prendere impegno che nei prossimi giorni libereremo la salita dello Scudillo, insomma, strada da un po' di... Però penso che tra qualche giorno potremo dire veramente quando è che potremo riaprire la strada dello Scudillo, che mette in comunicazione la sanità con la parte alta. Potremmo essere della città ad ascoltare. Sicuramente verremo qua e diremo benissimo, quando è che potremo benissimo risolvere questo benissimo problema. Variale dopo, perché variale su quando ci tocchiamo qualche cosa che riguarda la sanità. No, vabbè, è legato al suo territorio, anche giusto. C'era un attimino, viene eletto prevalentemente in quella zona e mi sembra anche giusto. C'era un attimino.